Buongiorno nell'amore del nostro Signore, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il venerdì 26 di marzo del 2021 e noi leggeremo Levitico capitolo 26. Quindi noi oggi nel tempo di leggiamo la Bibbia insieme continueremo a fare questo che è il nostro tempo meraviglioso di lettura della parola di Dio. Mi raccomando, metti un like, condividi, mandami le tue richieste di preghiera, partecipa anche a Alba Nuova da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, sempre su questo canale, sempre su Nicodemo Fabiano. Iscriviti sul canale, metti un like, condividi, fai un commento. Se hai una domanda, mandami anche le tue domande. Noi vogliamo crescere insieme nella parola di Dio. Allora, leggiamo Levitico capitolo 26, parola del nostro Signore. La parola del nostro Signore dice: «Non vi farete e non vi metterete i piedi né idoli né sculture né monumenti. Nel vostro paese non rizzerete pietre scolpite per prostrarvi davanti a loro, poiché io sono il Signore vostro Dio. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario, io sono il Signore». Se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla semina. Mangerete a sazietà il vostro pane e vivrete sicuri nel vostro paese. Io farò sì che la pace regni nel paese, voi vi coricherete e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal paese le bestie feroci e la spada non passerà per il vostro paese. Vi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi per la spada. Chiunque, cinque di voi che vi inseguiranno, certo, cento di voi ne inseguiranno 10.000 e i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi, vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente e quando sarà vecchio lo tirerete fuori per fare posto a quello nuovo. Lo stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Camminerò tra di voi, sarà vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio. Vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Ma se non mi darete ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti e disprezzate le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti e così rompete il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta. Manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre che annebbieranno i vostri occhi e consumeranno la vostra vita. E seminerete in vano la vostra semenza, la mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici. Quelli che vi odiano vi domineranno e vi darete alla fuga senza che nessuno vi insegua. Se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza, farò in modo che il vostro cielo sia come il ferro e la vostra terra come di bronzo. La vostra forza si consumerà in vano, poiché la vostra terra non darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. Se mi resistete con la vostra condotta e non volete darmi ascolto, io vi colpirò 7 volte di più secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le bestie feroci che vi rapiranno, i figli stermineranno il vostro bestiame e ridurranno a un piccolo numero, le vostre strade diventeranno deserte. E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi la spada che farà vendetta
per la trasgressione del mio patto. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. Quando vi toglierò il sostegno del pane, 10 donne cuoceranno il vostro pane in uno stesso forno e vi distribuiranno il vostro pane appeso e mangerete, ma non vi sazierete. E se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, disolerò i vostri santuari e aspirerò più il soave odore dei vostri profumi. Disolerò il paese e i vostri nemici che vi abiteranno e ne saranno stupefatti. E quanto a voi, io vi disperderò fra le nazioni e vi inseguirò a spada tratta. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città deserte. Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà disolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà disolata avrai riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Quanto ai superstiti fra di voi, io toglierò il coraggio dal loro cuore nel paese dei loro nemici e il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che nessuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada senza che nessuno li insegua e voi potrete resistere davanti ai vostri nemici. Perirete fra le nazioni e il paese dei vostri nemici vi divorerà. I superstiti fra di voi saranno afflitti nei paesi dei loro nemici a causa delle loro proprie iniquità e saranno afflitti anche a causa dell'iniquità dei loro padri. E confesseranno la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri e l'iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della resistenza opposta a me. Peccati per i quali anch'io avrò dovuto resistere loro e deportarli nel paese dei loro nemici. Ma allora se il cuore loro incirconciso si umilierà e se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo e mi ricorderò del paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato senza di loro. Essi sconteranno la loro colpa per aver detestato le mie prescrizioni e avere avuto in avversione le mie leggi. Ma nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, poiché io sono il Signore loro Dio. Ma per amor loro mi ricorderò del patto stretto con i loro antenati che feci uscire dal paese d'Egitto sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono il Signore. Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì tra sé e i figli di Israele sul monte Sinai per mezzo di Mosè. Parola del Signore. Un altro brano meraviglioso, un capitolo che ci porta a tanti insegnamenti, la potenza di Dio e naturalmente la richiesta che Dio vuole. Dio vuole, non vuole rispetto, Lui vuole molto di più. Lui vuole la nostra, la mia e la tua obbedienza. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e sicuramente benedirai il nome di Dio con la tua vita. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio. Ringrazio il Signore perché abbiamo concluso un'altra settimana di lettura della parola di Dio. Che questa parola rimanga nel tuo cuore, trasformi la tua vita. Se hai una richiesta di preghiera, mandami la tua richiesta di preghiera. Noi vogliamo pregare tutti i giorni, da lunedì al venerdì,
Alba Nuova, potenza nella preghiera nel canale di Nicodemo Fabiano. Metti un like, condividi, ci sono tante persone che hanno bisogno della parola di Dio e vogliamo invogliare tutti a leggere, ascoltare ed essere trasformati dalla parola di Dio. Dio ti benedica.